Elezioni amministrative ad Ortona, il sindaco Leo Castiglione si ripropone come sindaco della città e presenta la sua candidatura. Sì, la mia ricandidatura significa la continuità del lavoro svolto in questi 5 anni, è una ricandidatura naturale per dare continuità e realizzare completamente il programma elettorale iniziato nel 2017. Tanti sono gli appuntamenti in arrivo per la città, tanti finanziamenti, dobbiamo non perdere tempo perché il momento storico è molto delicato e mi riferisco in particolare ai finanziamenti sul porto, mi riferisco alle partecipazioni bandi che sono previsti all'interno del PNRR, dove già abbiamo avuto dei finanziamenti che vanno progettati e appaltati. Quindi quello che chiederò e chiedo alla mia cittadinanza è quello di valutare attentamente questo momento, perché la continuità di un'amministrazione in questo particolare momento storico è molto importante. Sono 4 le liste che l'appoggiano? Sì, 4 liste civiche, sono quelle storiche del Comune delle Idee, che è il nome della mia associazione, da cui è nato il mio progetto politico, e cittadini consapevoli, a cui si sono aggiunte la Città Ideale e Forza Ortona. 64 candidati che oltre ai 16, di cui 16 uscenti, diciamo, degli amministratori, ma altri 48 candidati della società civile, dall'alto profilo professionale, sociale e umano. Sindaco, qual è la cosa che ricorda con maggior soddisfazione di questi 5 anni? Sicuramente, anche perché è stata la prima delibera nel 2017 approvata dalla mia giunta, la bocciatura dell'impianto GPL che doveva nascere per volontà della precedente amministrazione proprio qui sotto, e la passeggiata orientale, e che per la forza e la compattezza della mia amministrazione il MISE decise di bocciare perché non aveva le condizioni per essere approvato. E questo sicuramente è stato la prima soddisfazione che abbiamo provato, ma certamente anche l'inaugurazione di Piazza degli Eroi Canadesi, abbiamo avuto la forza di modificare la denominazione della piazza perché rappresenta il luogo storico della nostra città, e questo insieme a questo abbiamo affiancato la riqualificazione della stessa piazza, che vedrà adesso con la riapertura del Parco Ciavocco dare una nuova immagine al centro di Ortona, che si è spostato proprio nella zona storica che va verso il Castello, Terra Vecchia e San Tommaso.